Cesare, nel sesto capitolo del De Bello Gallico, tratta delle divinità galliche in correlazione con quelle romane, tramite una digressione. Abbiamo qua le divinità galliche principali: Giove, Minerva, Mercurio, Apollo e Marte. Parliamo di Mercurio. Mercurio è senza dubbio la divinità principale, perché ha creato tutti i mestieri, protegge le strade e i viandanti e presiede le attività economiche. Abbiamo Apollo. Apollo invece è la divinità in grado di scacciar via tutte le malattie. Abbiamo poi Marte. Marte è il dio della guerra, al quale si deve offrire il bottino dopo ogni battaglia e, in caso di vittoria, anche gli esseri viventi catturati. E ora è il turno di Giove. Giove invece è il dio che detiene il potere su tutti gli altri dei. L'ultima, ma non per importanza, è Minerva. Minerva è la dea che insegna i principi dei lavori manuali. I Galli avevano una cultura religiosa molto forte e una società caratterizzata da una potente classe sacerdotale. Il rapporto tra i Galli e le loro divinità era molto intimo, perché le divinità erano considerate fondamentali e parte integrante della vita quotidiana. Erano molto frequenti, inoltre, i sacrifici, che umani e non erano offerti dalla popolazione alle divinità. C'è però un'anomalia nella digressione di Cesare. Infatti si parla delle divinità galliche con nomi latini, con nomi romani, e questo è un esempio di interpretazio romana. Qual è il motivo per cui è stata aggiunta tale digressione? Beh, sicuramente ha uno scopo, e lo scopo è quello di conoscere meglio la società gallica, nel motivo di rendere più facile l'opera di conquista. Infatti, nel pensiero romano, si pensava che più si conosceva una popolazione e più era più facile conquistarla. Questo è un esempio di instrumentum regni, cioè di come la religione viene usata a scopi politici e per conquistare, in questo caso. Per l'uomo antico era assurdo pensare che tutto fosse opera di un unico dio. Così attribuiva i vari fenomeni a varie divinità. E di così... Questo è il monoteismo, il quale detta che il proprio dio è intraducibile. Nel mondo politeista si è invece più flessibili. Questo perché, essendoci molteplici entità, viene meno il motivo di affermare e di credere che le identità degli altri siano false. E quindi il meccanismo che si viene a innescare è quello di pensare che, perché io che credo in più divinità devo ritenere che le altre divinità siano invece false? E quindi si tende ad abbracciare tutte le entità a cui si crede. La pluralità del divino e l'assenza di un dio unico avevano reso tra loro compatibili le varie religioni. Questo permette di evitare quindi l'affermarsi di varie guerre, e infatti possiamo notare come le guerre religiose si sono fermate solamente nelle religioni monoteiste.